Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Questi Drums. Nel video di oggi voglio parlarvi di live, voglio parlarvi di concerto e di come fare per stare tranquilli, rilassati e prepararsi bene per un live, per poter suonare tranquilli, per poter dare il massimo di sé, e per poterlo fare bisogna essere un attimino organizzati. Quindi oggi vi voglio spiegare come fare per essere organizzati, per poter suonare in live, in concerto, tranquilli. Mi stanno continuando ad arrivare dei messaggi, magari si metto il silenzioso. Quindi, avevo finito di spiegarvi tutto. Non ce la possiamo fare oggi. Quante cose devono ancora suonare? Vabbè, mando la sigla e poi vado a prendere il pacco con tutti quanti gli oggettini che vi faccio vedere e partiamo. Allora, voglio partire con il dirvi di iscrivervi al canale, di andare sul sito Castle Drums, eccetera, per i miei corsi, tutto quanto trovate qui sotto in descrizione. Come potete vedere, ho un pacco di strumenti musicali con tutto dentro. Oggi voglio dividere il video in tre parti, quindi preparazione, pre-live, quindi quando siamo già sul posto ma dobbiamo fare il soundcheck, dobbiamo fare cose, e poi live. Quindi direi di partire subito con il primo punto, la prima macro area, diciamo, che è la questione preparazione. Allora, prima cosa da fare, non c'entra questo pacco qua, ma la prima cosa da fare è quella di prendere un foglio, un cavolo di foglio bianco, e scrivere una lista di cose. So che può sembrare una stupidaggine, chi vuole può scrivere a mano, chi non vuole ed è nerd può farlo a computer, ma scrivetevi una lista con tutte le cose da portare. Quindi vi sedete davanti alla batteria montata e cominciate a scrivere: devo portare rullante, due tom, cassa, questi piatti, queste aste, tappeto, tutte le cose che possono servire per il live. Quindi qualsiasi cosa, dal metronomo alle cuffie, tutto quanto ve lo scrivete, e così nel momento in cui andate e prendete la macchina e andate a caricare tutto, avete la lista, controllate se avete preso tutto. La cosa che vi consiglio di fare è di farvi più liste in base alle band. Se avete più band, fatevi una lista per una band in cui usate il rullante, un tom, un timpano e un piatto. L'altra lista con la band metal in cui usate due casse, tre tom, 63 timpani. In questo modo avete tutto. Dovete suonare con la band X, prendete il foglio della band X, controllate di aver preso tutto e siete a posto. Perché il mio problema di sempre era quello del salgo in macchina e dico: cacchio, spero di aver preso tutto. Non deve succedere questa cosa. Lista, ci mettete mezz'ora a farvele tutte, tra l'altro, e siete a posto per la vita con tutte le band. Poi, sempre per la questione preparazione, incomincio ad aprire il pacchetto che... preparazione, più che altro protezione, una cosa fondamentale la protezione degli strumenti, perché altrimenti se non proteggete gli strumenti... Cos'è questo? Metto qua, prendo dopo. Metto qua, dai. Allora, se non proteggete gli strumenti, li usate una volta e poi li buttate via. Invece, ho capito cos'è, mi serve. Protezione strumenti, esistono ovviamente le borse. Borse per gli strumenti, ne esistono una marea di tipi. Ci sono le borse morbide, le borse rigide, le borse semirigide, le borse semimorbide rigide. Cioè, ce n'è di milioni di tipi, ma alla fine la questione è due tipologie, o morbide o rigide. Vi ho portato un esempio, diciamo, di borsa morbida e di borsa rigida per farvi capire quali sono i pro e i contro, come la penso io, diciamo, eccetera. Quindi, qui c'è una borsa morbida, è una borsa di Tama, poi ne esistono un sacco di tipologie con un sacco di grandezze diverse. Una borsa Tama morbida, quindi voi prendete la borsa, gli ficcate il rullante dentro, adesso rullante a caso, e chiudete. Questa tiene bene, devo dire, tiene bene, perché una borsa morbida, la figata è che è morbida, nel senso che se caricate in macchina potete anche schiacciarlo un minimo perché è un po' malleabile, cosa che invece non succede per le borse rigide, ma le borse rigide tengono un po' di più e in realtà costicchiano anche un po' di più, quindi questo dipende da voi. Borsa rigida, che ce l'ho qua in realtà. Come si apre questo? Ho bisogno del coltello. Questo è il mio taglierino di oggi, avevo solo questo, raga, non so cosa dire. Prendete dei coltelli per fare queste cose un po' più piccoli, perché sennò rischiate di farvi del male. Allora, Arcase secondo me è una delle migliori, ce ne sono tante,
ma Arcades comunque rimane una delle migliori. Però di questa è, vabbè, ovviamente il fatto di non rompersi mai, qualsiasi botta prenda, nessun problema. Contro di questa è che costa un po' di più, avete sicuramente qualcosa in più, perché costa un po' di più, ma la qualità che vi dà questa borsa qua è impressionante. E di contro diciamo che è rigida, quindi se lo spazio che tiene questa borsa è questo, tiene questo spazio qua. Questa, come vi dicevo, è un pochettino più modellabile, quindi la potete schiacciare un filo, non troppo, ma comunque si può fare. Quindi, questione protezione degli strumenti, raga, mi raccomando, è una spesa strana, perché a me le spese da fare di cose che non si suonano, dico sempre, cioè di borse, le borse non le suoni, non mi servono, invece sì, servono quasi più della strumentazione, comunque sono subito dopo la strumentazione, perché senza queste la strumentazione, come vi dicevo, la usiamo una volta e poi la buttiamo, dovremmo comprarne dell'altra, e direi che non è il caso. Allora io questa la metto qua, però sai che c'è? Le borse, per quanto riguarda solo rullante come esempio, ma in realtà prendetelo per tutti i vostri strumenti. In più voglio farvi vedere anche questa, che sembra una banalissima borsa da piatto, che in realtà per i piatti sì, ma è un po' troppo morbidina per quanto mi riguarda. È una borsa che uso per le pelli di ricambio. Raga, prendete la grandezza della vostra cassa, che ad esempio potrebbe essere 22 pollici, e pigliate una borsa da 22 pollici, perché qui dentro andate a mettergli tutte le pelli di ricambio, o almeno le pelli di ricambio di cassa e rullo. Importantissimo, ma fondamentale, raga, pelli di ricambio, cassa, rullo sopra, rullo sotto, per forza, perché se vi si rompe una pelle, e a me è successo, non dovete finire il concerto. Se si rompe all'ultimo pezzo è andata bene, se si rompe al primo pezzo cosa fate? Non potete più suonare. Quindi la borsa più economica che trovate per piatti, ma pigliatela perché è fondamentale. Adesso passiamo alla seconda parte. Siamo partiti in macchina, siamo arrivati al posto, dobbiamo montare la batteria. Allora, montiamo la batteria, qui non credo ci sia nulla da dire, perché ogni batteria è diversa e ogni batterista spero sappia montare la propria batteria. Dopo aver montato la batteria ci sono però alcuni accorgimenti da fare. Numero 1, accordatura. Allora, prendo già questo in mano e lo metto qui, così almeno lo potete, qui direi, così almeno lo potete vedere bene. Questo è il Torque Drum Key di Evans. Allora, io lo consiglio spesso, l'ho già fatto vedere spesso nei video, ma la questione è, quello serve perché l'accordatura non si può farla, non possiamo farla a casa, l'accordatura della batteria. Possiamo farla, ma poi ogni posto ha il... ha il suo suono, quindi magari la batteria suona benissimo a casa, ma quando arriviamo nel locale o nello stadio o nella sagra di paese, la batteria magari suona malissimo, perché per quel posto non va bene. Quindi io consiglio di utilizzare questa chiavetta Evans come ausilio, nel senso che questa chiavetta qua magari molti di voi la conoscono già, ma ha una è una chiavetta normale con una grata che possiamo girare, e più la giriamo più diventa dura, diciamo, la grata, e nel momento in cui andiamo a girare a un certo punto scatta, troppo dura così, ah, scatta dall'altra parte, a un certo punto scatta e vuol dire che è arrivata la tensione che abbiamo deciso noi. Quindi ci sono dei numerini su questa grata, lo state vedendo in questo momento nel B-roll. Voi potete andare a impostare un numerino, magari anche a casa, nel senso, dite ok, la cordatura del mio tom deve essere sul numero 4, quindi avete un'idea di quello che deve essere la cordatura, arrivate al posto, fate in frettissima, vabbè, mettete su 4 e mollate tutte le volte che scatta, così avete una cordatura di massima più o meno di come era a casa. Poi andrete a fare le cordature più fini in base al posto in cui siete, però così almeno velocizzate, perché la cordatura non è che ci possiamo mettere un'ora a cordare la batteria quando siamo live, velocizzate e poi andate a fare un po' di finezze con questa chiavetta o una chiavetta normale, ma intanto questa serve, perché appunto live dobbiamo essere spicci. Poi noi abbiamo la batteria, quindi già ci mettiamo una vita a
montare la batteria, figurati se dobbiamo metterci ancora poi un'ora ad accordare. Poi non abbiamo gli accordatori come i chitarristi o i bassisti, e quindi dobbiamo in qualche modo trovare modi per velocizzarci. Io spero che la camera mi metta a fuoco la faccia, se ogni tanto, perché ogni tanto vado in qua e in là con studio nuovo, sto facendo un po' di prove, quindi se ogni tanto sono un po' fuori fuoco abbiate pazienza. Allora, questione suoni fastidiosi. Mungel, solitamente siete abituati a vedere questa scatolina nera, l'ho trovata bianca, ho detto vediamo come sono, perché le Mungel, quelle blu, sono carine, ma cioè, perché poi dentro di solito nella scatolina nera sono blu, sono carine, ma il problema è che, boh, nel senso, se abbiamo una batteria di un colore, poi con le Mungel blu non è che proprio sia al massimo della vita. Qua, in teoria, dovrebbero essere trasparenti, fa vedere, perché trasparenti, sincero, mi garbano anche di più. Quindi, vediamo. Sì, belle, eh? Ecco, così è un'altra roba. Quelle blu erano... cioè, sapevi, dicevi, ok, quelle sono quelle della Henry Tom come Mungel, però blu, invece trasparenti, non si vedono, non rompono le scatole, non so se si vedono qua, ma comunque, vabbè, in qualche modo si vedono. Allora, queste sono Mungel che vanno portate in giro, perché, quante ce ne sono, non mi ricordo mai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi ci bastano assolutamente, rullante, Tom 1, Tom 2, Tom 3, siamo a 4, se ci servono proprio sulla cassa e ne vogliamo mettere 2, 6, però ci bastano per tutto quanto. Quindi questa, vabbè, lasciamola qua. Quindi queste, le Mungel, servono perché assolutamente possono salvarci la vita. Non sempre, magari non le utilizziamo sempre, ma quando servono, se ce l'abbiamo, tengono zero di spazio, quindi dobbiamo assolutamente prenderne una tipologia qualsiasi, anche poi qui sotto in descrizione avete tutti i link, ma vi lascio tutte le varie Mungel, tipologie diverse, e perché se il fonico ci chiede una mano non stiamo lì mezz'ora con lo scotch, poi lo scotch non tiene sui tamburi, gaffa, non gaffa, cioè, no, Mungel tic rimane su sabbiato, clear, qualsiasi tipologia di pelle e siamo a posto, quindi Mungel da avere sicuramente. Ultima cosa per quanto riguarda pre-live, quindi siamo arrivati in macchina, abbiamo montato la batteria, abbiamo fatto l'accordatura, abbiamo controllato che non ci fossero risonanze problematiche sui nostri tom, andiamo a mangiare perché abbiamo finito il soundcheck, dobbiamo poi cominciare il concerto. Quindi allora, questione di scaldamento, c'è un po' una diatriba sulla questione di riscaldamento, qualcuno lo fa, qualcuno non lo fa, io sono sincero, non lo faccio sempre, lo faccio se magari devo suonare delle cose un po' più difficili e quindi ho bisogno di scaldarmi le mani. In realtà il riscaldamento è una roba che andrebbe sempre fatta, non tanto per dire ok così suono, ma perché riscaldiamo un attimo, mettiamo in funzione i polsi e mettiamo in funzione anche la testa. Invece se stiamo lì a ridere, scherzare, fare eccetera eccetera, poi a un certo punto ci ritroviamo sul palco, la nostra testa non si è ancora abituata troppo bene al fatto di essere su un palco davanti a tante persone e dover suonare bene. Quindi il riscaldamento ci sta. Quello che vi ho preso oggi per quanto riguarda il riscaldamento è un pad. Ovviamente, anche perché non è che possiamo metterci in riscaldamento a suonare la batteria, ma vi ho preso un pad di Tama, un pad normale, quindi non un pad particolare, poi dopo vi dico una cosa, ho preso questo pad di Tama che mi è piaciuto molto, devo dire, io ne ho uno simile, penso di avere quello prima, perché quello che ho preso è questo. Quello che avevo preso prima io era questo pad qua, invece questo devo dire che hanno fatto ancora un level up pazzesco. Scusa, molto bello, piccolino ma non troppo, non è di quei pad minuscoli che poi non sai dove mettere, cioè non li perdi eccetera, ma questo è piccolino, devo dire che appoggiato su un tavolo ha una specie di gommina qua antiscivolo, quindi si può appoggiare in qualsiasi posto e se prendo un paio di bacchette non si muove di un millimetro. E tanti di voi mi potrebbero dire sì, però perché un pad così da appoggiare su un tavolo e non un pad da gamba? Allora, non ho ancora capito se i pad da gamba mi piacciono o non mi piacciono, perché il problema del pad da gamba è che quando noi andiamo a
metterlo sulla gamba, quindi farò questa cosa molto professionale, noi andiamo a metterlo sulla gamba e il pad rimane più o meno qua, noi per poterlo suonare dobbiamo fare questa cosa col braccio per poter arrivare nel centro del pad. Questa cosa qua significa tirare le braccia, quindi andare a tirare un po' questa muscolatura, che cavolo è qua, e dobbiamo stare così, quindi, per poter suonare e riscaldarci. È vero che il riscaldamento dura poco, però in realtà già io sento un pochettino male adesso dopo averlo fatto per 3 secondi. Invece pigliamo il pad antiscivolo, lo poggiamo sul tavolo, lo poggiamo su un qualsiasi tamburo rullante eccetera, e lì non si muove. E siamo a posto, possiamo suonare quanto vogliamo tranquillamente sul nostro pad. Poi in realtà ci sono questi, volendo, vi ho detto prima, quelli piccolini, non sapendo dove metterli, ma se non siete disordinati come me, potete tranquillamente prendervene uno piccolino da 6 pollici, tipo questo mi sembra sia 9 pollici, e almeno tiene poco spazio, però il riscaldamento effettivamente, ragazzi, sarebbe meglio farlo, e io ogni tanto non lo faccio, ma sarebbe da fare. Quindi adesso abbiamo fatto tutto, è il momento di salire sul palco. Per salire sul palco e star tranquilli ci sono ancora alcune cosette a cui dobbiamo fare attenzione. Numero 1, monitoraggio, quindi questione cuffie. Allora, noi possiamo magari avere le spie, quindi le cuffie potrebbero non servirci a meno che non ci sia magari il click, quindi dobbiamo avere il metronomo in cuffia e il resto lo sentiamo dalla spia, ma in generale io consiglio sempre di portarlo con sé un paio di cuffie. Partito lo screensaver del computer, ma non l'avevo tolto, perché un paio di cuffie è comodo, raga, un paio di cuffie è comodo e può salvarci la vita spesso, soprattutto perché poi magari andiamo e se c'è un fonico un po' così ha portato 3 spie al posto di 4, quindi chi è che alla fine, ma sì, vabbè, il batterista tanto sente dal cantante perché siamo al piccolo, no, batterista deve sentire comunque bene. La scelta da fare è quella di prendere delle cuffie in ear come queste che adesso vi apro, o delle cuffie a padiglione come queste. Questa è una scelta che in realtà è molto 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 soggettiva. Io, porca miseria, questa roba, aiuto. In generale, come cuffie, io ho preso 2 Behringer perché sinceramente con Behringer mi trovo bene. Adesso come adesso non c'è più da spendere migliaia di euro per avere delle cuffie che suonino bene. Quindi esistono cuffie più chiuse, esistono cuffie aperte. Chiuse significa che senti meno il fuori, aperte significa che senti più il fuori. Però di base la questione è o delle cuffie a padiglione, vabbè, questo lo lascio qui per provarle, poi le apro, oppure, e queste comunque, ecco, sono abbastanza chiuse, devo dire, perché sento tutto un pochettino più ovattato. Queste carine comunque, perché poi l'orecchia ci sta tutta dentro al padiglione, i padiglioni troppo piccoli che ti vanno a schiacciare l'orecchia, a me non è che facciano impazzire. Oppure ci sono le cuffie in ear, che sono quelle diciamo che entrano dentro l'orecchio, in ear, che possono essere un po' più belle esteticamente perché si vedono meno, poi dipende da persona a persona questo. Vediamo la comodità di queste, perché non mi ricordo se le ho già provate oppure no, aspetta che capisco come metterle prima. Ah, così, strane, molto però rimangono. Ah, queste non si tolgono mai più, si tolgono dall'orecchio. Beh, belle, non le ho mai provate queste. Cioè le ho prese perché ho visto Behringer, ho detto vabbè, Behringer siamo tranquilli, non le avevo mai provate, ma se stringi un po' qua non escono mai queste, belle, belle, molto belle. Sulla qualità audio sono tranquillo su Behringer perché comunque ho già provato Behringer e queste funzionano molto bene. Io con gli in-ear faccio un po' fatica perché spesso mi escono, soprattutto quello destro mi sembra, mi esce, non so perché, avrò l'orecchio fatto male, ma ogni tanto mi esce. Invece con queste qua di Behringer, cioè con queste qua di Behringer, sì, che ho provato adesso, sono tranquillo che non esce nulla, perché veramente le metti e rimangono lì, ma puoi fare quello che vuoi, rimangono lì. Quindi ottimo prodotto, devo dire, ottimo prodotto. Appunto, la scelta è solo in ear oppure padiglione, dipende da quello che volete.
In generale, comunque, un paio di cuffie portatele, e se suonate live con le cuffie, sapete già che userete le cuffie per il metronomo o per la spia, portatevene un secondo paio, spero, ragazzi, anche un paio che costi un euro, ma portatevele, perché se per caso si rompono le vostre cuffie, cosa fate? Stessa roba delle pelli, ci sono alcune cose che bisogna portare doppie, altrimenti siamo fregati se si rompono. Andiamo avanti. Prima, adesso possiamo andare avanti. Questione registrazione. Siamo live, è sempre meglio registrarsi, perché è troppo importante, raga, registrarsi. Capiamo dopo il live gli sbagli che abbiamo fatto, se è andato tutto bene, se ci sono stati problemi, se è quel feel che ci sembrava storto, che ci ricordiamo, che continuiamo a pensare, chissà se l'ho fatto bene, chissà se l'ho fatto male, magari c'è stato un solo di batteria e lo vogliamo assolutamente, lo vorremmo assolutamente ascoltare, registratevi. C'è un modo molto semplice che è questo, raga, a me questi registratorini, questo è l'H2 Next di Zoom, quindi penso l'H2 quello nuovo di Zoom, con questi siamo tranquilli, cioè andiamo veramente molto 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 easy, semplici da usare. Adesso ve lo faccio poi anche sentire mentre registro la mia batteria da più lati. E poi, raga, più che altro la questione è che è grande come una mano. Quindi una mano ci sta in tasca, quindi questo ci sta tranquillamente in tasca. Bello, nero, devo dire molto carino. Chissà se... come funziona questo? Non mi ricordo mai se abbiano le pile. Che cos'ha questo? Ah, qui. Ha le pile, servono due stilo. Non so se le ho. Mi sa che andrò a comprare due stilo. Sono là. Si accende. Eccolo qua. Acceso. Allora, ci sono alcune regolazioni molto semplici da fare, ma quello che voglio fare è posizionarlo su un'asta e farvelo sentire mentre suono la batteria per capire come si comporta. Lo metterò in 2-3 posizioni diverse, così almeno cerchiamo di capire qual è la posizione migliore. Ok, come avete sentito, non c'è una vera e propria posizione migliore, dipende che cosa volete sentire di più. Se volete sentire di più la cassa, se volete sentire di più il rullante, se volete sentire tutto insieme, se lo volete dall'alto come panoramico, dipende. All'alto come panoramico non l'ho fatto, ma comunque dipende da cosa volete sentire. La questione è, non è così importante, basta sentire. Questi microfoni qua non suonano bene come i microfoni closed, quindi un microfono per ogni pezzo eccetera, ma questo è ancora meglio per risentirci, perché non abbiamo il suono perfetto del microfono closed, appunto, quindi con questo sentiamo perfettamente tutte le sbavature. Ovviamente, se poi abbiamo anche la possibilità del fonico che magari ci registra anche direttamente quello che entra nel mixer, abbiamo anche tutto il concerto, che non è male. Questo in generale consiglio di metterlo vicino alla batteria, non state a metterlo davanti per tutta la band, almeno che non vogliate fare qualcosa con la band, ma mettetevelo da batterista, vi dico, mettetevelo per voi, perché almeno sentite bene tutto quanto quello che
fate, quello che sbagliate, quello che fate bene, quello che dovrete rifare, quello che dovrete cambiare, tutto quanto. Ultimissima cosa, dato che ve ne ho parlato con le cuffie e poi ve ne ho parlato in generale, ma non ve ne ho parlato proprio di lui, Croce Delizia dei batteristi, raga, ci vuole questo, ci vuole il metronomo. Il metronomo, sia che ci sia una band in cui si usa il metronomo, in cui non si usa il metronomo, in cui forse, in qualsiasi caso, il metronomo ci va. Io me lo porto sempre un metronomo. Qui ho preso un Tama Rhythm Watch Mini, quindi di quello piccolino, senza chissà che robe pazzesche. Qui le pile le danno, brava Tama. L'ho porto sempre, mi sono perso dove stavo parlando. Vabbè, cosa ho detto? Vabbè, comunque, io il metronomo lo porto sempre perché magari ci sono alcuni brani da fare a metronomo, ma nei brani in cui non bisogna usare il metronomo, o magari nella band in cui non bisogna usare il metronomo, io comunque ho un riferimento. Quindi un riferimento di tempo. Magari parte la canzone e devo andare a farla più o meno 120 bpm, più o meno, ma non è che la facciamo a metronomo, però ce l'ho qui, imposto 120 bpm, me lo faccio partire anche senza suono, guardando solo la lucetta, fine. Sono tranquillo che quello è il tempo giusto di partenza. Poi, se io accelero o freno durante la canzone, sono cavoli miei, però almeno sono sicuro di avere il tempo esatto all'inizio. Oppure, se magari ho una giornata in cui sono particolarmente rilassato, andrei normalmente a prendere la canzone un po' più lenta, oppure sono gasatissimo per il concerto, allora mi verrebbe da tirare avanti la velocità. Con questo siete tranquilli che la velocità deve essere questa. Poi, la partenza. Il dopo è quello su cacchi vostri, ragazzi, quindi lì bisogna studiare il timing. Però questo, appunto, il metronomo, consiglio, portatelo sempre, perché non si sa mai, almeno siete tranquilli. Quindi, ragazzi, con questo adesso mi sa che dovrò fare un pochettino di pulizia, perché ho sbaldato, come si dice in piemontese, mi sa solamente, non in italiano, ma comunque un po' tutta la roba sul tavolo, adesso devo fare un po' di pulizia. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io voglio ringraziare tantissimo strumentimusicali.net, il pacco era loro che ho tenuto sul tavolo prima, poi raga, era troppo grande, non si vedeva più niente. Grazie mille strumentimusicali.net per avermi mandato tutti i prodotti, trovate tutto nei link qui sotto in descrizione. Fatemi sapere se mi sono perso qualcosa, magari mi dite, guarda, secondo me un punto fondamentale ancora del live è questo. Ovviamente ho parlato di organizzazione, quindi ho parlato di prodotti, ho parlato di quello che serve per essere tranquilli in live come prodotti. C'è tutta una parte di studio dei brani, se magari dovete andare a suonare con una band nuova. Di questo non ne ho parlato, fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete un video sulla tranquillità live lato batterista, quindi non lato organizzatore, ma lato batterista, quindi capire come si scrivono i brani, utilizzare come scrivere la scaletta, o comunque come andare a, come si dice, non mi viene una parola, come andare a preparare la scaletta, magari sull'iPad, magari su fogli, magari come scrivere in modo tale da capire tutte queste cose qua. E basta, io la finisco qua, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mi piace, mi raccomando, commento, iscrivetevi se non siete iscritti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!